O segnalatemi quando se ci fosse qualcosa che non va. Fatemelo. Ok. Allora, caratteristiche metrologiche dei sistemi di misura. Che cosa intendiamo? Noi fino adesso ci siamo preoccupati di calcolare l'incertezza di misura, no? Abbiamo affrontato con la guida ISO le varie modalità con cui è possibile calcolare l'incertezza di misura. Un approccio tipo A, un approccio tipo B, come queste incertezze A e B le andiamo a combinare. E poi come le propaghiamo nel caso di misure indirette. Ora, una fetta importante, come vi ho detto, è quella legata all'incertezza di tipo B che nasce da informazioni che ci provengono dal costruttore, perché noi per fare le misure useremo strumenti di misura, in termini più generali, sistemi di misura. E per capire meglio di che cosa intendo, in generale, un qualunque sistema di misura può vedere un certo numero di blocchi logici. Il primo blocco logico è quello che ho chiamato in questo schema blocchi elemento sensibile. In qualche caso trovate il termine anche sensore, il termine trasduttore. Comunque, che cosa intendo per elemento sensibile? La grandezza che io voglio misurare è una grandezza fisica, cioè a sinistra di questo schema blocchi abbiamo il mondo fisico. Le grandezze possono essere grandezze di tipo elettrico, elettronico, tensioni, correnti, temperature, pressioni, vedete, insomma, qualunque grandezza fisica. Il primo elemento di una qualunque catena di misura è un elemento che trasforma la grandezza fisica di qualunque natura in una grandezza elettrica. Ecco, su questo ci prendiamo sempre bonariamente in giro con i colleghi misuristi meccanici, nel senso che alla fine qualunque grandezza fisica, elettrica o non elettrica, la prima operazione che faccio è trasformarla, portarla nel mondo elettrico, perché il mondo elettrico è quello su cui sono in grado più facilmente di effettuare successive modifiche. Capiremo dagli strumenti di misura che alla fine l'obiettivo oramai della maggior parte della strumentazione è trasformare la grandezza di misura in bit, in codici, renderla numerica in maniera tale da poter essere poi memorizzata su un calcolatore, processata da un microprocessore e così via. Capiremo che ad esempio il convertitore analogico digitale, ossia l'oggetto che trasforma la grandezza da una grandezza analogica a numeri, vorrà in ingresso tensioni continue. Ecco che capite come, a valle di una prima trasformazione in cui la grandezza diventa una grandezza elettrica, una tensione, una corrente, una resistenza, un'impedenza, una frequenza, abbiamo logicamente uno schema, un blocco di condizionamento che ha generalmente due obiettivi. Uno, cambiare la natura della grandezza, ovvero qualunque sia questa grandezza, l'obiettivo è trasformarla in una grandezza elettrica adeguata, tensione continua. Ma anche il condizionamento fa delle operazioni di adattamento, amplifica se il segnale qui è troppo piccolo, attenua se il segnale qui è troppo grande. Comunque, in ogni caso, ci occuperemo dettagliatamente di blocchi di condizionamento. Alla fine, la grandezza tensione continua viene misurata, eventualmente elaborata, vi ho detto, una volta che è diventato un numero, elaborarla diventa facile, e poi abbiamo la presentazione dei risultati che possono essere presentati su uno schermo di un computer piuttosto che su un display di uno strumento di misura. Allora, dato lo schema che vi ho mostrato, io devo soffermarmi sulle caratteristiche di questo sistema di misura. Intanto perché devo capire dalle caratteristiche di questo sistema come tirar fuori l'incertezza.
perché alla fine lui mi tira fuori un risultato. Ho la presentazione dei risultati, ottengo 35,6 volt. Benissimo. Come faccio ad associare un'incertezza di misura a questo risultato? Allora, i vari costruttori mi forniscono una serie di caratteristiche. Le caratteristiche di uno strumento di misura avete sia delle caratteristiche che non sono metrologiche. Se io vi dico che lo strumento di misura pesa 3 kg, questa è una caratteristica importante, perché se magari lo devo portare a mano mi può interessare. Le caratteristiche dimensionali, base, altezza e profondità, perché se lo devo mettere su un banco devo sapere se c'entra, se lo devo montare in un rack devo sapere se c'entra. Ebbene, queste cose sono caratteristiche, ma non sono caratteristiche metrologiche. Ci sono delle caratteristiche invece che mi consentono di calcolare quella U con B che poi uso nei calcoli, ok? Una possibilità di suddividere le caratteristiche in caratteristiche generali e statiche e dinamiche. Su che cosa intendo per caratteristiche statiche e caratteristiche dinamiche mi soffermerò un po' meglio tra un attimo. Allora, intanto un altro importante schema blocchi che voglio proporvi è quello che trovate in questa trasparenza, in questa figura. Che cosa fa un sistema di misura? Accetta in ingresso una grandezza fisica che vuole misurare, variabile nel tempo, x funzione del tempo. Tira fuori un'uscita, y funzione del tempo. Da una parte abbiamo il sistema misurato, dall'altro lato abbiamo il sistema utilizzatore. Sistema utilizzatore potete essere voi che leggete e allora di fatto non c'è nulla dopo, ma qualche volta il sistema di misura passa il risultato ad un altro oggetto, ad un altro pezzo ad un'altra catena di misura e quindi avete di fatto un sistema utilizzatore che non siete voi che leggete. Abbiamo l'ambiente circostante e abbiamo una serie di sistemi ausiliari, l'alimentazione, vedremo qualche altro. Tutte queste interazioni, vedete le freccette rispetto al sistema ausiliare e al sistema ambiente, sono freccette biunivoche. Il sistema di misura influenza l'ambiente ed è influenzato dall'ambiente. Il sistema di misura influenza il sistema ausiliario ed è influenzato dal sistema ausiliare. Vediamo come gestiamo queste interazioni. Allora, intanto soffermiamoci sul sistema di misura. Il sistema di misura che fa? Passa da x di t a y di t. Questo è un effetto tipo funzione di trasferimento. Cioè la y è funzione dell'ingresso. Ok? In realtà questo sarebbe solo la situazione ottimale in cui il sistema di misura mi dà un'uscita che dipende esclusivamente dalla grandezza fisica che voglio misurare. Nella realtà, il funzionamento di un qualunque dispositivo di misura è più complesso. Perché? Perché esistono una serie di grandezze, che chiamerò grandezze di influenza, che concorrono al risultato di misura. Cioè, immaginare che il mio voltmetro senta soltanto la tensione su cui opera è una pura utopia, perché lo strumento sarà influenzato dalla temperatura ambiente, da una serie di altri parametri, dalla frequenza del segnale su cui faccio la misura. Quindi la relazione a cui devo fare riferimento è questa. Tenete presente che in realtà non mi interessa in realtà questa relazione. A me interessa conoscere la x di t. Io voglio conoscere la grandezza da misurare. Quindi, se qui potevo immaginare di fare l'inversa, nel caso in cui la grandezza fosse solo funzione della x, io potevo calcolare la x come f a meno 1 di y, in questo caso non ho la possibilità di fare un'inversa in una grandezza
multifunzione. E poi abbiamo la variabile tempo, che sicuramente dà fastidio. Allora, io questo problema lo devo in qualche modo semplificare, altrimenti non riesco a gestire il sistema. Intanto trascuro la dipendenza dal tempo delle grandezze influenza, ossia immagino che la temperatura esterna valga un certo valore e che durante l'operazione di misura non ci sia una variazione nel tempo delle grandezze di influenza. Poi separo la dipendenza funzionale del segnale d'uscita dal segnale d'ingresso. Vedete, se io devo fare l'inversa di una funzione multivariabile è una cosa impossibile. In questo caso invece immagino che la dipendenza dalla x sia scollegata dalla dipendenza dalle grandezze di influenza. Tra le grandezze di influenza non considero il misurando stesso, altrimenti mi troverei un sistema ricorsivo, e immagino che le grandezze siano tra loro indipendenti. Quindi diciamo che questa funzione, una funzione che anche è complicata, ma in qualche modo semplificata rispetto a quella iniziale che avevo immaginato. Qui trovate riportata qualche esempio di grandezza di influenza. Se qualche caratteristica del sistema misurato, la temperatura di un flusso di cui voglio misurare la portata, sapete che il volume varia al variare la temperatura, se sto facendo la misura di una frequenza, di una tensione, il valore efficace di una tensione, la frequenza di questa tensione è una grandezza di influenza. Vedete, è una grandezza fisica che non è quella che voglio misurare, ma che in qualche modo caratterizza l'ingresso e influenza il funzionamento del mio sistema. Vedremo che gli strumenti, i volumetri, non misurano una tensione qualunque sia la sua frequenza, una tensione alternata qualunque sia la sua frequenza. Ragazzi, così come in aula, anche qui da remoto, quando c'è qualcosa su cui che non vi è chiaro, su cui volete qualche approfondimento, vi prego interrompetemi, altrimenti già è surreale parlare ad un computer. Poi se di lì ho un sistema che tace, è ancora più imbarazzante. Allora, tra le grandezze di influenza ci sono grandezze di influenza del sistema utilizzatore, perché ad esempio il sistema, a meno che non siete voi che leggete, perché in quel caso non date nessuna influenza allo strumento di misura, ma se quello che legge è un computer, se quello che legge è un altro dispositivo, la resistenza, l'impedenza d'ingresso di questo dispositivo che legge il risultato può influenzare il comportamento dello strumento. La tensione di alimentazione di uno strumento può funzionare, può influenzare. Se voi dovevate alimentarlo a 220, per qualche motivo la tensione di alimentazione non è 220, ma è inferiore. Se avete uno strumento che funziona a batteria e le pile si scaricano, il funzionamento dello strumento in misura non è quello che dovrebbe essere. Poi il sistema ambiente, la temperatura, la pressione, il campo magnetico esterno, diciamo, ci sono, l'ambiente è il primo generatore di grandezze di influenza a cui immagino. Poi abbiamo sicuramente il tempo. Il tempo generalmente lo riteniamo, per semplificarci la vita, non influenzante il funzionamento del sistema di misura. Nel senso, immaginiamo, ed è il motivo per cui poi consideriamo le caratteristiche metrologiche statiche e dinamiche, nel senso che quando parliamo di caratteristiche metrologiche statiche, sono caratteristiche metrologiche nelle quali immaginiamo che il tempo non esista. Ossia, immaginiamo che la grandezza da misurare varia in maniera lenta rispetto alla capacità del mio strumento di misurarla.
entro un attimo su questa frase che vi ho detto. Immaginate di avere a che fare con un misuratore di temperatura, quelli antichi, non queste pistolettine che si usano adesso, quelli, il termometro clinico. Dire che io voglio sapere le caratteristiche metrologiche statiche del termometro clinico vuol dire che voglio sapere come si comporta il termometro quando lo metto sotto l'ascella per un tempo sufficiente a far sì che questo strumento arrivi a misurare. 5 minuti, 2 minuti, 3 minuti, 1 minuto. È ovvio che il suo comportamento non è quello che mi ha venduto, mi ha dichiarato il costruttore, se io metto il termometro sotto l'ascella per 10 secondi. Ok? Quindi, parlo di caratteristiche metrologiche statiche, se ho aspettato un tempo sufficiente per far fare allo strumento il suo mestiere in tranquillità. Poi vedremo le caratteristiche metrologiche dinamiche, sono invece come lo strumento è in grado di reagire a variazioni repentine della grandezza da misurare. Allora, vediamo le caratteristiche metrologiche generali, quelle che influenzano di meno il diciamo, non sono legate al calcolo dell'incertezza, no? Se io dico la specie del misurando, se io dico, è ovvio che tra le caratteristiche metrologiche di uno strumento c'è sicuramente che cosa misura. Ma sembra pleonastico, ma un voltmetro, la specie del misurando è una caratteristica metrologica statica, nel senso non misura corrente, misura tensione, ma non è un'informazione che mi serve per calcolare la U. Il campo di misura. Trovate ogni volta, cerchiamo sempre di riportarvi anche la traduzione in inglese, perché spesso le caratteristiche fornite dai costruttori sono a volte in lingua inglese. Il campo di misura, l'input range, è l'intervallo dei valori entro cui lo strumento funziona. E questa è una caratteristica importante. Se io ho una bilancia che pesa fino a 100 kg e non ci posso misurare 120 kg, ok? Si usa anche il termine portata. La portata è il valore massimo che uno strumento può misurare, quindi se sentite la portata di un voltmetro è 1000 volt, vuol dire che può misurare fino a 1000 volt. Il campo di sicurezza del misurando è allora, all'interno del campo di misura lo strumento funziona bene, funziona assicurando le specifiche fornite al costruttore. C'è poi un campo, oltre il campo di misura, in cui lo strumento non si rompe, ma non misura correttamente. Quindi immaginiamo un voltmetro, troverete scritto, e può misurare fino a 100 volt, che fino a 150 volt, tra 100 e 150 i risultati che trovate sono sbagliati, non sono giusti, non sono caratterizzati, però almeno non si rompe. Oltre, lo strumento si rompe. È un'informazione utile da avere, perché in questo caso so anche come gestire lo strumento. Ancora sono caratteristiche generali, non mi servono per calcolare l'incertezza di misura. Cosa mi tira fuori in uscita? Un ago che si muove su una scala, dei bit, dei digit. Qual è l'intervallo di valori in uscita? Qual è la potenza che posso erogare in uscita? Qual è l'impedenza di uscita? Ok? Sono tutte caratteristiche che mi servono per collegare lo strumento al mio sistema in cui lo vado, nel sistema in cui lo vado a inserire, ma ancora non sono caratteristiche che mi servono per il calcolo di U. Andiamo alle caratteristiche che mi interessano per calcolare l'incertezza. Allora, un valore che sarebbe utile avere, come vedremo tra breve, i costruttori ancora non mi forniscono l'incertezza di uscita, sarebbe l'ideale, mi danno direttamente U con B, ok? Mi danno la larghezza della fascia comprendente tutti i valori che potrebbero essere assunti con una certa probabilità per rappresentare il valore in uscita. Dice, guarda, tutte le volte che hai una misura di tensione, c'hai un U con B pari a un volt. Ok?
In realtà, come vedremo tra un attimo, il costruttore in realtà non ci fornisce l'incertezza direttamente in questi termini, ma ce li fornisce con, diciamo, costringendoci a fare qualcos'altro. Vabbè, c'è anche l'alimentazione, le pile, le batterie, ma insomma. Allora, quali sono le caratteristiche statiche? Allora, vi ripeto, sono le caratteristiche quando il misurando, allora teoricamente dovrei dire quando il misurando non cambia. In realtà, ragazzi, se voi doveste avere un misurando che non cambia, non avrebbe nessun senso misurarlo, quindi il misurando cambia. Allora, il concetto è che deve cambiare in maniera sufficientemente lenta tanto che io posso ritenere che sia stazionario, che sia un misurando costante. Ok? Allora, la funzione di conversione è quella che mi permette di ricavare il valore dell'ingresso, il valore dell'uscita a partire dall'ingresso, quella famosa funzione x, funzione di y e delle grandezze di influenza. In realtà il costruttore non mi fornisce la, questa funzione, mi fornisce il cosiddetto diagramma di taratura. Il diagramma di taratura è fatto da una curva di taratura, da una costante di taratura, da un'incertezza di taratura. Vediamo adesso meglio questo a livello di grafico. Allora, abbiamo sull'asse delle ascisse il valore letto, cioè quanto vale la grandezza che viene letta. Sulle ordinate abbiamo il misurando. Questo è il diagramma di taratura. Io leggo un certo valore. Ogni volta che leggo un valore, questo valore corrisponde a un intervallo di possibili valori del misurando. Perché? Perché il misurando, lo strumento, non è in grado di fornire una misura perfetta, una misura ideale. A fronte di un valore letto, io ottengo un intervallo di valori. Ok? Allora, la curva di taratura, come viene costruita? Io la costruisco dall'asse delle ordinate verso l'asse delle ascisse. In che senso? Io do al mio strumento da misurare un valore e lui mi misura un certo valore letto. Poi rimetto lo stesso valore da misurare e lui, come abbiamo detto, poiché c'è una certa aleatorietà, lui mi darà un altro valore letto. Faccio un'altra misura, mi dà un altro valore letto. Quindi vuol dire che io costruisco questa curva proprio perché a fronte di un valore da misurare lo strumento leggerà più valori. Ogni valore letto corrisponde a un valore del misurando. Vedete, attenzione, c'è una cosa che è fuorviante, ed è bene evidenziarla a questo punto. Quando voi leggete su un voltmetro, su un amperometro, su un ohmmetro, leggete già direttamente un valore di tensione, di corrente, di resistenza. Mica la grandezza in uscita è tensione. La grandezza in uscita è, se è uno strumento digitale, è un numero. Se è uno strumento analogico, è una deflessione di un angolo, di un ago su una scala. Cioè, l'uscita non è la nell'unità di misura dell'ingresso. Però voi leggete direttamente l'uscita. Cioè, il costruttore vi fa leggere direttamente MI. Non vi fa leggere 110 gradi l'angolo di deflessione sulla scala,
vi fa leggere direttamente 1,2 volt. Ok? Allora voi leggete direttamente il valore letto in unità del misurando. Quindi lui vi restituisce già questo valore M con I. Voi questo valore lo prendete e gli dovete associare un'incertezza strumentale. Ok? Ragazzi, tutte le volte che una cosa non vi è chiara, fermatemi e ripetiamo. Quindi, qual è il problema adesso? Che il diagramma di taratura varia al variare delle grandezze influenza. Nel senso che se faccio variare, ad esempio, la temperatura soltanto all'interno di un certo range, immaginate la temperatura è soltanto variabile tra 0 e 20 gradi, avrò una certa fascia di incertezza intorno al valore medio. Se per caso accetto che la temperatura vada da meno 20 a più 50, è ovvio che avrò un'incertezza maggiore, ok? O un'incertezza minore se faccio variare in maniera minore le grandezze di influenza. Vabbè, la portata mi identifica il campo di questa curva che io posso considerare. Una caratteristica metrologica importante è la cosiddetta sensibilità. Attenzione, qualcheduno grottescamente la traduce, a voi capita di leggere eventualmente l'inglese e pensare all'italiano. Sensibility esiste in inglese, ma vuol dire tutta un'altra cosa, è quanto la persona sia sensibile da un punto di vista emotivo. In inglese la sensibilità da noi non esiste, non esistono due parole diverse. Sia l'aspetto emotivo che l'aspetto metrologico hanno lo stesso termine, sensibilità. La traduzione è sensitivity. In italiano sensitività non esiste. La sensibilità, quando è che uno dice a una persona, mamma mia, come sei sensibile? Come sei sensibile? Quando a fronte, ad esempio, di una piccola, dici io ti ho detto una piccola, ti ho preso in giro una piccola sciocchezza e tu hai avuto questa reazione. Una persona sensibile è una persona che a fronte di una piccola sollecitazione ha un effetto molto ampio. In uno strumento, a parità di ingresso, quanto maggiore la variazione dell'uscita. Quindi vedete, la sensibilità è il rapporto tra la variazione dell'uscita rispetto alla variazione dell'ingresso. Ok? Quindi è l'inverso della pendenza di questa curva, ok? È il motivo per cui si cerca nella pratica di realizzare sistemi di misura lineari. Perché cerco di avere dei sistemi di misura in cui la curva di taratura sia una retta? Proprio per avere degli strumenti che abbiano una sensibilità costante lungo tutta la scala, ossia sia per valori piccoli del misurando che per valori più elevati del misurando, i rapporti tra variazioni dell'uscita e variazioni dell'ingresso non cambiano. Un'altra caratteristica metrologica statica grossa importanza è sicuramente la stabilità. Ossia, io compro uno strumento, questo strumento ha delle caratteristiche che il costruttore mi assicura appena le ho comprate, ma mica queste caratteristiche durano in eterno, dipendono da quanto lo strumento sia più o meno stabile. Parliamo di stabilità breve, a medio. Quello che ci interessa è la stabilità a lungo termine, nel senso capire
dopo 6 mesi, dopo un anno, se quello strumento mi fornisce le medesime caratteristiche che mi forniva al momento in cui l'ho comprato. Vedete, è una caratteristica a cui quando compro uno strumento devo dare parecchia importanza, perché qualche volta mi può capitare di avere uno strumento, dice vabbè, questo ha una prestazione metrologica migliore di un altro, costa di meno, lo compro. Se però dopo 6 mesi questo strumento, le sue caratteristiche sono peggiorate, allora diciamo, devo poi magari spendere dei soldi per doverlo mettere in punto, per dover fare delle operazioni successive. Quindi la durata delle prestazioni metrologiche è una, sicuramente una caratteristica notevolmente importante. Un'altra caratteristica fondamentale di uno strumento è la linearità o non linearità. Di solito si parla di non linearità. Perché? Perché quando il costruttore mi dice che la caratteristica è lineare, lui sta facendo sicuramente un'approssimazione, nel senso che mi dà a me la caratteristica lineare, mi dice qual è la curva di funzionamento lineare, ma questa curva è sicuramente un'approssimazione rispetto al comportamento reale. Vabbè, in questo lucido è un comportamento reale un poco con andamenti variabili. Spesso semplicemente avete un andamento non lineare, una curva, un secondo grado, un terzo grado, rispetto a cui vai a fare, il costruttore fa una approssimazione di tipo lineare. Ora, costruttore vi fornisce lo scostamento tra la retta che vi ha fornito e la curva reale, in termini di massimo scostamento. Oltre a fornirvi il massimo scostamento, vi deve anche fornire l'informazione di quale sia la modalità con cui il costruttore ha costruito la retta interpolante, perché a secondo di come ha costruito la retta interpolante cambia ovviamente lo scostamento massimo. Allora, linearità riferita allo zero, che vuol dire? Vuol dire che il costruttore ha preso come retta una retta che partiva dallo zero e poi cercava di minimizzare le distanze rispetto alla curva reale, ok? Riferita agli estremi, ha preso il valore minimo della curva reale, ha preso il valore massimo della curva reale e li ha uniti. È ovvio, qua rifà, troviamo le stesse informazioni che vi sto raccontando su un esempio diverso. Allora vedete, la prima è riferita allo zero, parte dallo zero e interpola. Riferita agli estremi, parte dallo zero e si aggancia al valore massimo. Come vedete, questo secondo caso, lo scostamento può essere maggiore di questo scostamento della prima curva, perché nella prima curva io interpolo, cioè cerco di proprio di minimizzare le distanze dalla curva. Linearità indipendente, faccio una curva che cerca di minimizzare le distanze. Questa è ancora migliore, lo scostamento è ancora migliore. Minimi quadrati è una particolare curva interpolante, mentre questa minimizzava il massimo scostamento, questa minimizza la somma degli scostamenti. È un'altra logica di interpolazione. Allora, in ogni caso, io devo fornire all'utilizzatore l'informazione non solo del massimo scostamento, ma anche della modalità con cui lo sono andato a calcolare. Un'altra caratteristica metrologica statica è quello di cui già abbiamo parlato la volta scorsa, la risoluzione. È la minima grandezza che vedo in uscita, ok? Su una scala analogica, la risoluzione è la distanza tra le tacche. Attenzione, molte volte
se le tacche sono abbastanza distanti l'uno dall'altro, voi quando leggete potete anche immaginare di leggere la mezza tacca, ok? Quindi in quel caso la risoluzione è la metà della distanza tra le tacche. In un'indicazione digitale è l'ultima cifra. In realtà più che ultima cifra, perché vi ho fatto anche l'esempio, ci può essere qualche caso in cui il mio strumento si incrementa, ad esempio una bilancia che varia di 0,2 in 0,2, di 0,5 in 0,5, in quel caso la risoluzione è la minima variazione che io riesco a leggere in uscita. Attenzione, ma vi sarà chiaro tutte le volte che farete misure, non lo ripeteremo più volte. Leggere un valore non vuol dire che quel valore è un valore su cui mi posso fidare. Una cosa è la risoluzione, cioè quello che riesco a leggere. Una cosa è l'incertezza di misura, ovvero il campo di valori entro cui può cadere il misurando rispetto a quello che leggo. Secondo voi, e qui proviamo a sentire le vostre voci, secondo voi, allora vediamo un attimo se riesco a passare, allora ragazzi, secondo voi è più piccola la risoluzione o l'incertezza di misura? Ma non vado avanti se non mi sparate qualcosa, o sulla chat o sulla, o aprendo una telecamera. La risoluzione. Qual è più grande o più piccola? La risoluzione cos'è? Più piccola o più grande? Più piccola la risoluzione. La risoluzione è sempre più piccola dell'incertezza di misura, al massimo uguale all'incertezza di misura. Perché questo? Un costruttore, che senso ha fare ad esempio una bilancia che ha una precisione, un'incertezza del microgrammo, se poi a te fa leggere il grammo? È inutile. Allora io faccio leggere sempre di più di quanto poi mi posso fidare. Quindi non è per cattiveria, cioè non è che il costruttore vi vuole ingannare facendovi leggere più cifre di quelle su cui potete contare. È perché fare l'inverso sarebbe stupido. Cioè io faccio uno strumento che è in grado di misurare il microvolt, ma intanto vi faccio leggere il millivolt. Ok? Quindi, ritornando alla presentazione, state continuando a vedere la presentazione, sì, eh? Ok. Oh, l'accuracy è il valore che maggiormente dovremo tenere conto quando andremo a calcolare la famosa incertezza U con B. Nel senso che è la semiampiezza della fascia di valori attorno a cui il misurando cade. Tipicamente, allora nella stragrande maggioranza dei casi, e noi considereremo questo, se non c'è nessun'altra indicazione da parte del costruttore, intendiamo l'accuracy come un intervallo di valori con un livello di confidenza del 100%, ossia gli estremi di una distribuzione rettangolare. E quindi andremo poi a dividere per radical 3 per ottenere l'incertezza di misura. Poi andremo a vedere qualche specifica del costruttore in maniera tale da capire meglio cosa si intende per accuracy. Allora, altre caratteristiche metrologiche statiche: ripetibilità. Attitudine di uno strumento a fornire valori della grandezza di uscita poco differenti tra loro quando è applicato l'ingresso, lo stesso misurando. Che vuol dire essere ripetibile? Vedete, non c'è nessun riferimento all'incertezza di misura, cioè non se uno strumento è molto ripetibile, non se mi fornisce un risultato vicino al valore vero, corretto, ma solo se quando gli mando lo stesso misurando il risultato
è sempre lo stesso. Vediamo di farvi qualche esempio che vi faccia capire perché qualche volta a me può darsi che dell'incertezza non mi serva niente. Non mi serva l'incertezza di misura, ma mi interessa che lo strumento sia ripetibile. Vi faccio il caso del termostato di casa con cui regolate la temperatura ambiente oppure il climatizzatore della macchina. Voi quando state in macchina sapete, se viaggiate da soli, perché se viaggiate con vostra moglie, la temperatura di benessere vostro e quella di vostra moglie, vi assicuro, è abbastanza, voi siete giovani, ma scoprirete che abbiamo una differenza di 4-5 gradi tra uomini e donne di benessere termoigrometrico. Non dirà lo stesso, i docenti di fisica tecnica non sono d'accordo che questa sia una cosa di valore assoluto, ma vi dico che sperimentalmente succede questo. Allora, immaginate stare soli. Voi non è che ogni volta vi mettete a provare qual è la temperatura che vi piace di più. Voi ogni volta mettete a, non so, 21, 20, 22 e alla fine sapete che quella è la temperatura che vi crea nell'abitacolo una condizione di benessere. Che vuol dire? Vuol dire che quando mettete 22 gradi, lì veramente 22 gradi, a me non importa niente che lì è veramente 22 gradi, non vi importa l'incertezza di quella misura. Però vi interessa che quello strumento misura sempre la stessa grandezza nello stesso modo, perché sarebbe molto irritante se ogni volta dovete andare a vedere qual è la temperatura di riferimento. Se avete una linea di produzione che fa pomodori e vedete che quel processo di produzione, quando in un certo punto la temperatura è 90 gradi, alla fine il pomodoro esce nella confettura, esce come a voi va bene. A voi interessa che quel misuratore di temperatura misura sempre allo stesso modo, non è che vi interessa che quelli siano poi effettivamente 90 gradi riferiti al valore di 90 gradi del campione internazionale più accurato, ok? Allora, siccome la ripetibilità potrebbe diciamo anche avere uno strumento che è molto ripetibile ma non è particolarmente accurato, ci sono delle applicazioni dove a voi vi interessa che lo strumento sia molto ripetibile, che sia molto accurato, può anche non interessarvi. Isteresi. Cosa si intende per isteresi? Isteresi è la massima differenza tra i valori dell'uscita corrispondenti al medesimo misurando quando considero il raggiungimento dei valori per valori crescenti o decrescenti del misurando. Che succede? Succede che qualche strumento, se io faccio crescere il misurando, si comporta in un certo modo. Se faccio decrescere il misurando, si comporta in un altro modo. Avete delle isteresi meccaniche, delle isteresi elettromagnetiche, delle isteresi elettrochimiche, ovvero un po' di effetto memoria che fa sì che se voi arrivate ad un certo valore dal basso o dall'alto ottenete due valori diversi. Conoscere se lo strumento ha una certa isteresi anche qui è importante, perché immaginate di avere una sempre esempi pomodori, è un processo che portavate i pomodori quasi a ebollizione, no? Allora voi riscaldate il pomodoro da 10 gradi, 20 gradi, 30 gradi, 40 gradi, arrivate fino a 90. Arrivate a 90, restate là un po' di tempo e poi quei pomodori li levate. A quel punto la produzione è finita, riportate a zero la misura di temperatura e ripartite con un nuovo, mettendo una nuova pentola di pentolone di pomodori a bollire. 0 gradi, 10 gradi, 20 gradi, 50 gradi, 90 gradi. Quindi ci sta ogni tanto qualche strumento che voi usate solo a salire. Fate ad esempio delle misure di tenuta degli isolatori, poi fate salire la tensione fin quando l'isolatore non spara. Vuol dire che lì la tensione sarà sempre a crescere, non sarà mai a decrescere. Allora in quel caso, a voi, se voi non sapete nulla circa il modo con cui misurando arriva a quel valore, voi dovete tener conto dell'intera fascia di isteresi.
Se viceversa sapete che in quel punto andate sempre a salire o sempre a scendere, ovviamente la fascia di incertezza la andrà a diminuire. Qua adesso iniziano le caratteristiche dinamiche e poiché sono le 11 meno qualche minuto, il ministro non è ancora arrivato, ma tutto sommato ci andiamo a preparare per il suo arrivo. Vediamo un attimo, interrompiamo la condivisione, vediamo se c'è da parte vostra qualche dubbio, domanda, se no. Alessio, dimmi tutto. Allora, possiamo ripetere l'isteresi? Sì. Allora, per isteresi intendo, aspetta, ricondividiamo. Proviamo a ricondividere. Ok, allora, l'isteresi si intende andare a tracciare, mentre io la curva di taratura l'ho costruita in generale, mettendo un certo misurando e leggendo i vari valori letti, metto un altro misurando e i valori letti, e questa costruzione di curva la faccio con la misurando che cresce e decresce, ok? E ottengo un'intera fascia di valori entro cui cade la misurando. In qualche caso, il costruttore per costruire in maniera opportuna, noi andremo a fare una costruzione di curva di taratura e l'andremo a fare proprio per valori prima crescenti e poi decrescenti. Allora, che succede? Che molti strumenti per problemi di inerzia meccanica, allora immaginate tutti gli strumenti ad ago hanno l'ago che si sposta grazie ad una coppia che cerca di deformare una molla. Quando voi avete una molla che si deforma, questa molla si ricorda un pochino lo stato precedente. Per cui se voi arrivate a 10 volt dal basso, da 0 andate a 10 volt, oppure da 50 volt tornate a 10, vedete che alla fine i valori letti saranno leggermente diversi se arrivate a 10 volt dal basso o a 10 volte dall'alto. Questa cosa il costruttore è in grado di evidenziarla e vi dice quant'è la pancia di questa curva, cioè vi dà l'ampiezza di questa curva. Se voi lo strumento lo usate per valori crescenti e decrescenti del misurando senza in maniera a voi non nota, ovviamente la presenza di isteresi non è importante, cioè non vi serve a nulla. Vi serve solo sapere che c'è un'isteresi se per caso usate lo strumento solo per valori crescenti o solo per valori crescenti del misurando, perché in questo caso è inutile caricarsi di tutta la variabilità dell'uscita al variare dell'ingresso, ma potete andare a vedere solo come varia il valore letto per misurando crescente. Quindi andrete a vedere di questa curva bassa quant'è l'incertezza di questa curva. Ok? Se avessi un gesso e una lavagna vi farei vedere. Questo magari ricordatemelo che la prima volta mercoledì che ci vediamo in aula vi faccio vedere, ritorno su questo concetto di stesi. Ok? E qui avrei bisogno di tavolette e cose varie. Sono un po' riattoso rispetto a queste tecnologie. Qualche altra domanda? Abbiamo ancora qualche minuto. No, interrompo la registrazione e ci vediamo domani mattina alle 9. Ok, allora ragazzi.